Sia lodato Gesù Cristo. Con oggi, con la terza domenica della Quaresima, la liturgia ci offre un cammino, sono tre domeniche in tutto, particolare per ogni anno. E si comincia con le grandi pulizie, grande azione di repulisti di Gesù nel Tempio. Questa scena è molto nota. Lui adirato, pieno di ira, ira santa, scaccia i commercianti dal Tempio. Per noi un invito a scacciare i nostri commercianti, diciamo, le nostre cose negative che portiamo in noi. È il cammino di Quaresima, per ripulirsi interiormente, per rendersi vuoti anche, entrare nel deserto. Allora bisogna chiedersi che cosa sono queste cose, questi aspetti negativi che occupano la nostra anima. Non sempre sono peccati, nel senso proprio del termine, cose cattive, possono essere anche degli aspetti, delle cose appunto addirittura buone o almeno neutrali, che però nel nostro caso ci riempiono eccessivamente, quindi prendono troppa attenzione e tolgono spazio a Dio stesso nella nostra vita. Quindi qualche dipendenza da magari appunto cose positive che ci circondano, o persone, atteggiamenti. Ecco quindi l'invito a ripulirci interiormente, svuotarci interiormente, riconoscere queste dipendenze interiori e liberarcene, fin tanto che possiamo, chiaramente. Non tutto è possibile, decidendosi semplicemente a farlo. Però l'importante, dice Santa Teresa, è fargliene un dono assoluto, cioè fare un dono assoluto a Dio della nostra vita, sgomberandolo da ogni cosa, a ciò che Egli possa aggiungere o togliere come vuole, come in una sua proprietà. Ecco, e qui è l'aspetto più importante di tutto il nostro digiuno, di tutto il nostro tenerci un po', come dire, sotto controllo e ridurre i nostri svaghi. Ha solo senso questo digiuno se lo colleghiamo, riusciamo a collegarlo con il riempirsi del nostro interno, con Dio e con la sua vita. Il movimento di liberazione, di svuotamento legato alla Quaresima ha senso solo per noi nella religione se è collegato col riempimento di Dio. Non è un esercizio fine a se stesso. Non avrebbe tanto senso dal punto di vista religioso. Quindi Teresa ci ricorda: liberiamoci, sgombriamo il nostro interno, il nostro castello interiore. Ma lo scopo è che poi Dio lo riempia di quello che vuole Lui, ecco, metterlo a disposizione di Dio stesso. Teresa pone l'accento anche un po' sui pericoli del digiuno e di tutti i metodi di purificazione, di svuotamento interiore che possiamo applicare. E cioè il pericolo che poi diventi un'idolatria, come dire, se appunto dimentichiamo l'aspetto spirituale, l'aspetto di riempimento, e lo vediamo solo come un esercizio di compiacimento. Ecco, oggi ho fatto un digiuno fortissimo, sono stato bravo e sono riuscito a non fumare per 10 giorni. Ecco, però chiediamoci come sono stato in questi 10 giorni. Forse le persone che vivono con me mi potranno dire che sono stato insopportabile. E allora lì dobbiamo chiederci se è stato un digiuno buono o se è stato un digiuno un po' più egoista. La carità
deve sempre avere il primo posto. Se la mancanza di rispetto del prossimo va insieme al nostro digiuno, allora c'è qualcosa che non va. Il mio atteggiamento religioso non deve mai ferire il prossimo, fare del male, altrimenti non è un atteggiamento religioso nel vero senso del termine. L'ardore per Dio non è la furia, non è la cattiveria, anche l'ira di Gesù nel Tempio non è cattiveria, non è fare del male, ma liberare il Tempio che è il suo corpo in effetti, per renderlo vuoto e capiente, per poter accogliere la presenza di Dio in modo più completo. Santa Teresa ci parla nelle terze mansioni di un aspetto importantissimo della vita religiosa, la vita spirituale in generale, appunto collegato a questo atteggiamento di umiltà. Se leggete nel testo dove appunto ci sono le citazioni molto più lunghe, vedrete che per lei l'umiltà è la virtù più o meno principale. E che a volte proprio i religiosi, quelli che sono molto pii, a volte peccano nell'umiltà perché credono di essere già più o meno perfetti, diciamo così. E quindi sono i bravi cristiani, dice, che pregano, che vanno a messa, che fanno anche buone azioni, però sempre un po' senza essere troppo coinvolti dal punto di vista spirituale. Fanno le cose giuste, sono misurate nel parlare, nel vestire, dice, diligenti nel governo della casa. E non è male, certo, questo è bene, però manca, come dire, la dedizione, l'ardore. E poi, cosa principale, c'è un certo compiacimento di sé. La lettura di Teresa è anche divertente perché ci prende in giro. Chi di noi non si riconosce un po' in queste descrizioni che fa? Ma anche lì, che conosce se stessa e conosce le sue consorelle, conosce gli uomini, prende un po' in giro ed è bene anche un po' di umorismo. Quando lei dice sì, sono persone che fanno penitenze, però assai misurate. Esattamente come la loro vita, alla quale tengono molto per impiegarla al servizio del Signore. Usano una sovrana discrezione nel praticare le penitenze, sempre per non rovinarsi la salute. C'è un tono un po', ironico, chiaramente nessuno deve rovinarsi la salute con le penitenze, però voi capite l'atteggiamento che c'è dietro e di grande discrezione, ma in fondo non si donano completamente. Ecco, un cammino di Quaresima, il nostro che va approfondendosi sempre più all'interno. Guardiamo la colletta, la preghiera del giorno. Signore, ci hai detto come sanare il peccato mediante il digiuno, la preghiera e la condivisione. Ascolta la confessione della nostra debolezza. Siamo coscienti delle nostre colpe. Pazientemente, rialzaci con amore. Bellissimo testo. Umilmente riconosciamo di fronte al Signore la nostra debolezza. Quel che possiamo fare lo facciamo, tentiamo di farlo. Ma pazientemente, Signore, rialzaci tu con amore.